Registratore, quindi si sente il respiro, magari anche l'errore, ma
presentazione, ma il motivo è stato citato prima. Questa sera, 2 agosto, si completa già la prima parte di questo festival, che è partito il 25 luglio, finirà il 12 settembre, è la 21ª edizione. Stasera sono molto emozionata, anche perché ho il piacere, veramente con il cuore unito, di avere come ospite una cantante che si è esibita, che presenterò dopo, la seconda parte, che si è esibita alla prima edizione, pensate, nel 1995, e quindi 21 anni fa, siete da ieri, altro ieri, diciamo, nel Bar di Mia Saluti. Ho conosciuto questa ragazza molto giovane, e ricordo che venne a improvvisare un concerto con una mezz'oretta, quindi avvisata all'ultimo momento. Lei ha mantenuto questa solidarietà, ha mantenuto questa sua genuinità e sua professionalità, e questo è sinonimo di essere artista. L'artista si è, il musicista magari si fa, il lavoro si è, si ha, essere artista è ben diverso. La prima parte invece abbiamo l'onore di avere due ospiti che già si sono esibiti qua con grande successo. Io sono molto contenta anche di ospitare di nuovo per la seconda volta quest'anno, in questa formazione diversa, il maestro Luca Ragani, che si è esibito qui anche con i Fieri Consort. Lui flautista, tutta una serie di flauti dolci e anche la mia gamba. Sì, è abbastanza.
due cose che possiamo dire di questa fotografia, per tre mesi di distanza, una cosa tecnica. Anche i colori che ci siamo messi volutamente in questo modo, due dovrebbe essere il colore del mercurio e il rosso. Thank you.
avanti come le facevano nel 1300, cioè al mosaico, un pezzo della luna rimessa dopo, ricomposta come melodia un pochino ad incastro. E la melodia esiste anche autonomamente di Area Trovadorica, invece qua è una versione di musica mensurale, quindi ritmica, e con un setting polifonico a tre. È molto 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 carina, e si trova in una versione discografica che io considero inarrivabile, che è la musica dell'era gotica di David Mamo, con tre strumenti a pizzico, che è un capolavoro. Però in questo caso ho fatto io una piccola riduzione per flauto. Dopodiché suoneremo un'aria rinascimentale che ha avuto una fama strepitosa perché è composta sulla cosiddetta aria del Gran Duca, cioè un basso che ha avuto un successo dalle nozze di Ferdinando di Lorena in poi, è stato utilizzato fino a Bach, quindi ha avuto una fama secolare, come una volta accadeva questo tipo di composizione. E questa è una delle tante versioni con delle piccole variazioni sul suo tema. Sempre che l'hai arrangiata tu, sì, sì, era un originale per clavicembalo, però ho fatto un'estrazione molto semplice. E niente, poi seguirà una sonata di Marcello, poi diciamo lo presentiamo. Thank you.
sentito adesso c'è una sonata di Benedetto Marcello, la numero 2 dell'Opera 2, sono 12 sonate scritte originariamente con un quarto dolce, che a Venezia traversiere non lo suonava nessuno, fino a che non è arrivato qua, anzi, e ha fatto impazzire il mondo per come era capace di suonarlo, per cui lo stesso Vivaldi ha ritrascritto tutte le sue composizioni con quarto dolce per traversiere. Infatti adesso c'è una confusione tremenda, per esempio, nel repertorio vivaldiano, perché molte tonalità lui le ha spostate per il traversiere, non si capisce più se il pezzo era per flauto dolce o per flauto traverso. La Pastorella in Re nella versione flauto dolce, violino, oboe, fagotto e basso continuo, per esempio il Re maggiore, è un'assurdità farlo con flauto dolce infatti. Cioè il fa diesis sopracuto che il flauto barocco non aveva, quindi quella è la versione per traversiere. Mezzo tono sopra diventa di una comodità incredibile e quella sarebbe una versione eventualmente perduta per flauto dolce. Comunque Marcello ha scritto nella tonalità ideale per flauto dolce questa sonata numero 2 che è re minore, per cui sembra fatta per stare comodi. Una cosa che Eugenio ci tiene che io vi dica, bisogna abituarsi alla storia. Che ci tiene a che io vi dica è che Benedetto Marcello era un dilettante, siccome anche io e lui siamo due dilettanti, che non lo devo dire, però noi facciamo la musica per diletto, in questo senso elevato del termine, e allora ci sentiamo molto vicini. Anche Alessandro era un dilettante, era un avvocato, un bravo dilettante, devo dire, dalle armonie e dalle melodie che sono riusciti a produrre. È una sonata in quattro tempi, che è con lo schema della sonata da chiesa, quindi adagio allegro, largo e allegro veloce. E buon ascolto e poi ci lasceremo con una cosa un pochino diversa.
Brani tratti da un'opera di Bela Bartok.
musica che abbiamo trascritto per flauto e chitarra, che sono i Giovani Bimbi. E abbiamo scelto sei brevi brani e li abbiamo strumentati e arrangiati al nostro piacimento. Mi permetto di aggiungere che era un grande estimatore di strumenti popolari, Bartók si regala in campagna. Sì, Bartók andava registrando dappertutto, infatti troveremo dei temi popolari che poi sono stati anche ripresi da altri autori come Bartók, sempre della stessa zona geografica, eccetera. Il primo è i bambini che giocano, il secondo pure, poi un giro tondo, abbiamo un brano senza titolo molto allegro, un altro giro tondo e un altro brano conclusivo tipo giallo.
tu sei un musicista professionista direttamente perché lo amo. Poi c'è anche il medico, ma Com'è? Pure tu sei medico amministrativo, fate parte, però la medicina è quella del corpo, la musica è pure l'anima, secondo me. Quindi è un po' dunque perfetto. Luca Tajani e Eugenio Carota. Allora ci salutiamo con una bella melodia scozzese, il titolo è Wild Mountain Time, cioè il timo selvaggio della montagna. Turisti che vengono qui a Pescara, forse abbiamo un po'
meno cantata lirica, ma poliedrica, perché ha cantato di tutto, ha fatto tanti duo, tanti trio, abbiamo fatto insieme, mi ricordo di questo.